È proprio come avete richiesto voi, ampio bilocale, spazioso, ben illuminato e soprattutto silenzioso. Ecco, bravo, silenzioso, che io ho problemi di insonnia, Ma non vi preoccupate. Non vi preoccupate, sento che burdello stanno facendo. Basta, state zitta! Tu qua dentro non puoi imporre proprio niente. I romani a casa mi non ci vogliono. Peccolino, devi stare molto calmo e molto attento, perché io ho un sacco di amici importanti. Signor Arcadio. No, chiamami pure Rabbino. Oltre al signor Arcadio, solo Rabbino. Signor solo Rabbino, noi siamo... Questo deve essere il nostro piccolo segreto. Cavallo. Ma chi è Cavallo? Voi non siete Cavallo? Io mi chiamo Taranto. Io mi chiamo Corallo. E non è la stessa cosa, comunque non vi preoccupate, questo sarà il nostro piccolo segreto, non lo dirò a nessuno. Oh sì! Questo è il paesano nostro! Tu non sei proprio nella posizione di venire qua a casa mia e fare il maleducato. Siamo tra persone civili. Mica siamo, che ne so, assassini latitanti, tipo quei due che hanno ucciso il console Pompeo Magno. Un rabbino sape tutto cosa. Come lo ammazziamo? La cosa semplice, zio. Io mi avvicino e zio, gli diamo le gocce per dormire, una boccetta intera, quello sai come crolla. Stato fermo! Ma che hai fatto? Ti sei bevuto vino, stronzo! Sono arrivato un'ora fa, cercavano un posto per dormire, non si trova niente neanche a pagare loro, così ho pensato di prestargli la grotta nostra. Ma tu sei scemo, zio! Ma vedessi le cose che gli stanno portando! Ma già detto così, Maria, che da oggi in poi siamo ospiti loro. E tu che l'hai risposto? Maria, e tu sei benedetta fra le donne. E lei? E lei mi ha fatto un sorriso, ora, quando ti sorride quella ragazza, ti scende una serenità nel cuore che io non avevo mai provato. O fate questo lavoro per me, voi pigliate i soldi e ve ne andate. Oppure vi ammazza tutti quanti, asina compresa. Anzi, che le apri? Ma queste cose non ne faccio. Oh, me merda.